faccio vedere quella precedente. Tra l'altro, sia quella precedente che quella che abbiamo appena mostrato è tra le mie preferite. Eccole qua. Meno male che esistono le foto, perché poi in realtà anche nel lavoro di documentazione dei graffiti, quando si parla degli anni 80, degli anni 90, è molto difficile poi risalire alle foto dei pezzi, oppure si fanno degli immensi lavori di collage in cui si mettono insieme tutte le foto e si accostano. Ma il rapporto con il territorio, cioè la città in questo caso Padova, a rispetto di questo tipo di attività, nel senso, se io vado a cercare, quindi ci si vede a Padova, sì. Quella mappa che già io trovo un graffito degli anni 80 oppure c'è da dire che noi come città, come artisti della città, abbiamo rispetto per i lavori che abbiamo fatti. In qualche modo abbiamo una tendenza molto comune di conservare anche dei lavori vecchi, questo nel limite del possibile. Poi se tu mi parli del rispetto delle istituzioni o del rispetto dei cittadini rispetto a quello che viene fatto il lavoro, il discorso cambia, perché sì, prima abbiamo visto delle pareti, ma molti spazi sono conquistati. Cioè, il rapporto con l'istituzione arriva dopo. Cioè, prima ci siamo esposti noi attraverso l'illegalità per proporre qualcosa. Successivamente l'istituzione può venire. Se poi molto spesso è una cosa sempre un po' difficile, perché viene riconosciuta l'esigenza degli artisti di esprimersi, però poi gli investimenti sono sempre venuti all'osso, si confida molto nella tendenza delle persone a fare queste cose qui, però noi abbiamo fatto veramente dei lavori con dei budget ridottissimi, quindi non è... l'istituzione non riconosce la valenza artistica. Cioè, magari io vedo nella mia città 10.000 euro spesi per una scultura su una rotonda, un pezzo di ferro su una rotonda, e è soltanto il rimborso spese per fare dei grandi lavori che comunque cominciano a caratterizzare proprio Padova a livello di corrente urbana. Ci sono delle commissioni da parte del comune, ma è uno step successivo. Cioè, noi siamo stati molto, inizialmente, molto sicuri di noi. Questa parete qui, per esempio, è uno step successivo, però non c'è mai un... Siccome quando si parla di graffiti, il nome graffiti è sempre legato comunque a qualcosa illegale, a qualcosa di sporco, a qualcosa di aggressivo. In certe occasioni è così, però c'è una grande fatica da parte, almeno per la mia esperienza, da parte delle istituzioni della mia città, di riconoscere anche quello che può essere il lavoro artistico. Per esempio, questa parete qui è stata, sì, ce la siamo inventata noi, nel senso che abbiamo avuto lo spazio, però poi ci siamo trovati i nostri sponsor per noleggiare le attrezzature e per comprare i colori. Faccio solo un punto veloce: questa qui è del 2007 ed è la parete che voi avevate visto precedentemente del 2000, è stata quella in cui loro hanno lavorato sopra, e questa è la terza edizione del Meeting of Stars di Padova, perché in realtà arriva nel 2005, sì. Ed è stata la prima volta che il Meeting of Stars, che è questo festival itinerante di graffiti, viene portato in Italia, ed è stato portato in Italia da IAD. Poi ci saranno appunto tre edizioni a Padova, questa è la foto che vedete nel 2007, e le altre invece andranno a Mestre, al Parco della Pistola, grazie agli Urban Code, ma questa cosa la vedremo molto bene nella prossima conferenza. Parlando di lavori pubblici, dato che è stato nominato, no, parliamo del Cavalcavia Romagna, velocemente. Sì. Allora, se andate a Padova, uscite dalla stazione e trovate questo immenso cavalcavia.
Hai anche le altre facciate? Sì, questa è l'altra. Comunque, questo era un progetto che è stato ideato da Joyce, in realtà, ed è stato dedicato ai Beatles, al Fame e allo San Marino. E quindi sostanzialmente lui aveva dato questa idea anche agli altri artisti, non solo a Erdi, ma qui abbiamo anche altri artisti da altre parti d'Italia, c'è ad esempio Dado, c'è Capo, c'è Emo, ci sono bravissimi artisti, e poi ognuno ha sviluppato il proprio tema. Mi dispiace che si veda un po' così, scusate, ma il mio computerino è tanto piccolino, ma fa un problema. Se vuoi dire qualcosa... Questa parete si vede proprio all'ingresso della città, arrivando dalla stazione, ed è stata commissionata dal comune proprio per superire a quella che era comunque una mostruosità estetica dovuta a un cavalcavia nuovo che avevano fatto. E come diceva Giada, abbiamo interpretato in maniera cronologica l'animazione, l'opera di animazione dello San Marino, The Beatles, e ogni artista si è preso carico di una determinata fase del film, non so se l'avete presente, e per un lavoro di questo genere, non so se adesso attraverso la foto sia possibile avere farsi un'idea delle proporzioni del muro, teniamo conto che è un cavalcavia dove passa il tram, quasi 2000 metri quadrati, penso, e la municipalità ha investito una cosa come 4000 euro, vuol dire neanche il bianchino. Però è un ottimo, parlando magari sotto livello artistico e qualitativo, si può vedere anche l'evoluzione a livello compositivo dei lavori e una maggiore armonia nello studio, nella composizione della parete stessa. Sì. Come? Ah, c'è voluto, soprattutto c'è anche tanto lavoro di, sì, tanto olio di gomito, perché non tutti noi viviamo della nostra arte, anzi molto pochi, e ci avevo messo tre mesi lavorando tutto il weekend. Giorno in più, giorno più, giorno meno, ci sono voluti 3 mesi di lavoro. E questi sono gli autoritratti, poi dopo alla fine appunto chi ha partecipato al muro, ci sono i loro visi, con la cosa interessante c'è la tag all'interno di questo casco, che era un po' la copertina anche, mi pare. Ma questo è un passaggio del film. È un passaggio del film. Sì, un passaggio dove spuntano queste teste con... Ad esempio Joyce, qui si vede la sua tag. Zago c'è scritto, Ario c'è scritto, Mr. Boogie, questo qui è Geos, Dado, e questo è Capo con il simbolo delle freccette. Ah, vi faccio vedere? È dell'altra parte quella che si vede avanti. È la faccia di Amazon, l'abbiamo qui, dai. E questo qui invece è un lavoro di Dusk. Dusk è un giovane writer, ha più o meno la mia età, ha 23 anni, e lui è davvero molto bravo. Oggi abbiamo parlato poco, diciamo, delle nuove leve della zona, ma diciamo che lui è il più interessante, secondo me, a Padova. Inizialmente lui faceva parte dei Two Vandals, che è un'altra crew padovana nata nel 2007, molto caratterizzata più che altro per tag e intro up. Se ho una foto ve la faccio vedere. Però lui è davvero molto 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 bravo. Non ce l'ho. Dei graffiti che viaggiano su uno a livello illegale e l'altro è quello a livello
2010, viaggio totalmente organizzato da noi, non per nessuna ricorrenza artistica, siamo andati a lavorare in quella che è comunque la madre patria dei graffiti, ovvero New York, il posto dove il movimento è nato. E la cosa che a me rende molto felice è il fatto che gli artisti locali, ma anche comunque i newyorkesi, che è gente che ne ha viste di tutti i colori, è abituata a vedere, conosce proprio i graffiti perché fanno parte integrante della città, sono molto incuriositi e molto interessati dal lavoro che noi portiamo. E questa è una grande soddisfazione perché è anche una grande lezione di vita, nel senso che magari quando inizi a dipingere da ragazzino fai riferimento a una determinata scena e quando poi il confronto vero con quella scena porta a un arricchimento della scena originale, beh, insomma, ti può insegnare tante cose, che appunto il superamento dei propri limiti, che è una delle lezioni più grandi dei graffiti, di intraprendere questo tipo di attività. Sì, anche questo magari è un po' più largo. Questo è Morgan Avenue, che è, vabbè, è un'area un po' fuori Brooklyn. Un po' fuori Brooklyn. Ed è organizzata? Ma questa è organizzata, noi dipingendo conosciamo molti artisti. Organizzando gli eventi conosciamo artisti da tutto il mondo, magari lascio un attimo. E nella fattispecie qui siamo stati accolti da Sir, che è il ragazzo che ha qui, ci ha fatto trovare una parete pulita per noi da dipingere. Questa è una cosa molto importante, visto che gli stessi newyorkesi ormai fanno fatica a trovare degli spazi. E è importante perché appunto il network crea conoscenza e crea opportunità di girare e di confrontarsi. E poi personalmente, appunto, rispetto a noi è molto importante perché appunto hai il riconoscimento di essere accolto nella parte dei graffiti e anche integrato, perché poi io sono entrato a far parte di due squadre newyorkesi, quindi dipingo anche con gente che ha visto veramente originarsi questo fenomeno, partendo da quello che dicevo prima, dal concetto, cioè, solo dalla propria immaginazione. Sì, già è importante per vedere anche lo scheletro della composizione, perché poi tutto nasce da quella che è la traccia e che è il movimento della mano legata, cioè proprio il movimento della persona. E qui sì, c'è lo scheletro del pezzo lì e poi... E questo è il risultato finale. Sì, questo Five Points, che è un'area libera di New York. Ok, direi che andiamo verso la fine e, dato che ho fatto vedere la traccia, vorrei far vedere un muro che tra l'altro era anche la copertina della conferenza fatto a Padova da Yama, costituito solamente di outline, se vuoi dirci qualcosa di questo. Beh, questa è una ricerca
Anche questo è, sì, questo è un lavoro illegale, è un'appropriazione o un, non so come si possa definire, una rivalutazione o comunque meglio appropriazione di uno spazio dismesso, di un'area abbandonata. E qui io ho sentito l'esigenza di riparare di quello che è il gesto primordiale, quindi della traccia, ma è di portarla, la traccia che abbiamo visto anche prima, e di esasperarla, cioè di renderla tutto come se fosse un rampicante totalmente padrone di uno spazio e in maniera totalmente improvvisata. Non mi ricordo, forse tu mi chiedevi dell'improvvisazione dello studio. Questa è l'espressione stilistica, nel senso che no, sono andato totalmente in libertà. E, sì, con allenamento, studio, ricerca artistica. Però questo qui viene tutto, è tutto un approccio momentaneo. Mentre per esempio la parete che abbiamo visto prima di New York è un approccio studiato rispetto al ruolo. Allora, detto che adesso abbiamo visto bene l'outline, abbiamo conosciuto abbastanza bene il tuo stile, vorrei fare vedere un lavoro che è molto recente di Ama del 2011, in cui in realtà andiamo sulla scultura, sì, che è stato presentato a Padova alla mostra Urban Arisby. Vuoi dirci qualcosa di questo lavoro? E questa è una sfida personale che ho fatto con me stesso nel tentare di portare, di dar vita a quello che in realtà dipingevo da anni sulle pareti. Quindi io quando dipingo cerco sempre una continuità della forma e una certa armonia compositiva. E volevo vedere, visto che comunque dipingo forme tridimensionali, volevo confrontarmi con la realizzazione effettiva di quello che era soltanto la mia immaginazione e vedere come sarebbe stato portarla in vita. E quindi è un lavoro che ha richiesto qualche mese di studio, ma mi ha dato molta soddisfazione, perché anche qui hai la dimostrazione che, per quanto poi possono essere considerate le tue idee o il tuo approccio artistico sui generis o curioso o strappato, che si voglia, poi in realtà c'è sempre sono sempre cose che si possono realizzare, sono sempre cose che possono esistere nella realtà. Allora, adesso prima di terminare, di far vedere l'ultimo muro di Padova, in cui veramente hanno lavorato tantissimi writers, vorrei che facessimo un attimo il riassunto un po' di quello che può essere lo stile padovano. Ok. Dice prima della parete, beh, noi appunto negli anni, avvicinandoci a diversi studi delle lettere, che sono principalmente i wild style e la tridimensionalità, che sono gli studi che caratterizzano gli anni 90 e i primi 2000, abbiamo tentato di fondere queste due discipline, e tentando sempre di tenere una forte connotazione a livello di singolo artista, e ci siamo resi conto negli anni che poi in realtà questo nostro studio è stato ripreso anche da giovani writer dalle altre parti del mondo. Se uno oggi si fa un giro a Città del Messico, noi ci eravamo stati nel 2002, sicuramente incappa in qualcosa, in qualche ragazzino che sta emulando delle cose che abbiamo portato noi. Quindi in realtà a livello stilistico abbiamo portato un certo movimento nella forma tridimensionale, che magari rispetto a quello che era il lavoro di Delta che avevamo visto all'inizio, è sempre stata una ricerca studiata su una concezione prospettica abbastanza classica. Sì, prego. No, molto velocemente vorrei solo dire che poi parlando con Yama abbiamo passato l'estate a parlare un po' dei suoi lavori. Siamo un po' arrivati anche a questa conclusione di vedere una sorta di stile fitomorfico nel
città di Padova a portare questo, vale a dire nel rapportarsi alla struttura urbana molto così a curva con questa pianta regolare, ma anche soprattutto nelle architetture, vale a dire nei portici di Padova, e poiché appunto loro si sono formati sulle architetture, potrebbe essere che questo abbia influito un po' lo stile degli EAD e appunto questa caratterizzazione della linea curva. Poi parlando anche con Yama l'ho trovato abbastanza d'accordo, ovviamente un'idea, però insomma io penso che i graffiti si relazionino alla città e che sia la città che influenzi i graffiti e le firme. Adesso andiamo a vedere il tuo muro, che dice? Che è questo? Qui penso che si prenderà un po' di sensazione. Allora, questa è una parete molto importante, perché è un po' emozionante parlarne, perché in realtà è una parete dedicata a un nostro amico che sfortunatamente è scomparso l'anno passato, e quindi noi avevamo conquistato questo muro e abbiamo deciso di ricordarlo appunto con la cosa più naturale che riusciamo a fare e che ci legava. L'importanza del muro deriva dal fatto che per la prima volta da sempre sono presenti in una stessa parete e tutti i writer padovani, e quindi tutte le persone che avevano collaborato con questa persona qui. La struttura riprende quelli che erano i lavori di Geos, a livello colorato sono presenti due ambienti, uno in bianco e nero, che è all'interno, magari si zoom indietro adesso a spiegare un attimo. La parete presenta il suo nome, all'interno del proprio nome ogni artista ha riscritto lo stesso nome Geos, ma interpretandolo col proprio stile. Fuori dalla parete ci sono le rappresentazioni, le riproduzioni di quelle che erano le sue opere o comunque degli elementi caratterizzanti della persona. E nell'insieme si può vedere che è un muro dove si può vedere la presenza appunto di quello che è lo stile caratterizzante degli artisti padovani, ma comunque si possono vedere anche i tratti comuni, partendo da Joy, di cui parlavo prima, che fonda il proprio stile sulla modularità, passando per esempio per Maid, che invece prende e rende quasi organica la tridimensionalità della lettera. Poi qui abbiamo Zagor, la fase pittorica in Zagor, diversi rappresentanti della scena padovana. E ok, Sparchi. E nello studio proprio c'è sempre scritto lo stesso nome, ma ogni volta c'è presente uno stile diverso. Questo è molto interessante per capire come ogni singolo artista poi interpreta le stesse lettere. Questo è un lavoro mio, questo è un lavoro di Orion, questo è un lavoro di Pinta. Giusto per citare solo le AD, poi se vogliamo parlare della scena padovana, presente anche SPC e altre persone che hanno lavorato con lui, è uno dei lavori più recenti e comunque penso in definitiva un buon lavoro di insieme. Ma però un'osservazione sì che è venuto fuori parlare anche di lui, nel senso nel momento in cui hai mostrato il suo lavoro del 2010 delle outline con in bianco e nero, insomma l'ha fatto in bianco e nero, e quando ci stavamo confrontando su questa cosa rispetto appunto a come dipingi il tuo nome, e quando usi il colore, almeno nelle prime cose che abbiamo visto, sembra quasi che la forma
esploda e in qualche modo si, magari sì, soprattutto quando c'è uno sfondo anche dietro, no? Invece in questo caso qui è veramente molto più leggibile ed è sempre scultoreo in qualche modo il risultato, però no? Cambia moltissimo e allora ero anche curioso di capire questo è ancora così o nel senso l'hai colorato? No, questo è così, colorando sarebbe stato appunto, ma, sarebbe okay. stato troppo ridondante. Questo è, potremmo definirlo un esperimento o un esercizio di stile, comunque tu prima hai detto che in qualche modo è la stessa cosa perché lo stile è presente, cioè il movimento che caratterizza quello che faccio io è sempre quello e quindi qui parliamo proprio dello stile caratterizzante che rimane uguale, l'esperimento estetico è un altro. Portare la tridimensionalità qui non avrebbe avuto senso perché qui si parla, c'è la ricerca di un impatto grafico, mentre negli altri lavori forse c'è la ricerca di un impatto più pittorico. Che materiale hai realizzato da quella storia? È un pasta di nylon. In realtà ci vorrebbe tantissimo tempo, però i graffiti, che sarebbe poi aerosol art, è quando è presente il nome, ok? C'è lo studio della lettera, il nome è il fondamento di ogni artista che fa graffiti, quindi nome, lettera, studio della lettera, evoluzione della lettera, fino a creare magari un alfabeto. Magari poi la lettera si può scomporre e diventare qualcosa di quasi astratto, perché in questo caso si va anche totalmente verso l'astrattismo, o come anche in molti altri casi. Però l'importante è che la struttura base sia la lettera e il nome. E quindi quando tu mi chiedevi prima se ci sono dei messaggi, io ti ho detto no, il graffito non ha bisogno di messaggi perché il gesto in sé lo fa. La street art appartiene alla stessa famiglia, ma diventa un'altra cosa perché la street art il nome non è indispensabile. Se tu parli di street art, due nomi ti vengono in mente che sono Banksy e O'Reilly. E loro lavorano attraverso immagini. L'immagine non. Per capire l'immagine devi soltanto vedere quello che l'immagine ti racconta. Non hai bisogno di capire quello che è uno stile o di capire quella che è la struttura dei graffiti. L'immagine è quella e quindi lì si apre un'altra famiglia. Cioè, vengono confusi dei graffiti, però diventa street art perché è più simile a quella che è un'installazione da galleria, per esempio. Cioè quando tu vedi sì, lo stencil di Banksy con l'omino attaccato alla finestra, in realtà la chiave di lettura lì è la storia che ti sta raccontando e il contesto nel quale è messo. Nei graffiti invece la storia è già che qualcuno sta studiando un proprio stile e sta mettendo il suo nome davanti. Ricordo molto semplicemente che troverete il video della conferenza sul blog di cui trovate l'indirizzo nei volantini e nelle locandine e che alla fine di tutto quanto verrà creato questa sorta di PDF contenente quello che è emerso durante le conferenze che sarà scaricabile gratuitamente. Ricordo velocemente gli appuntamenti prossimi che sono l'11 maggio con Hologram Urban Code e invece il 21 maggio con Dado che verrà da Bologna. A questo punto io veramente ringrazio tutti per aver partecipato a questa conferenza e ringrazio soprattutto Yama per la sua disponibilità e per essere stato